Oh, eccoci qui. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al nuovo episodio, l'episodio numero 7 dell'Imprendi Promo Show. Questa sera in una Italia devastata dal freddo, dalla neve, dalla metà in giù dello stivale, mentre qui a Milano tutto sommato resistiamo, temperatura rigida, ma cielo assolutamente terso. E questa sera chiaramente siamo nuovamente insieme. Ringrazio come sempre le tante persone che si stanno unendo ormai con una grandissima regolarità anche a questo show. E la cosa mi rende particolarmente felice perché poi dai messaggi che ricevo durante la settimana da parte di tutti voi vedo che la cosa è estremamente apprezzata. È stata una settimana, come avrete visto anche dalla newsletter riepilogativa, la settimana scorsa, una settimana bella intensa. Abbiamo avuto come ospite lunedì scorso Gabriele Turissini, venerdì scorso poi è stato insieme a me Gianluca Baldini, direttore responsabile di Citywire, e questa sera abbiamo avuto anche una bellissima live con Vincenzo Renne che mi ha onorato di intervistarmi. Una volta tanto anch'io sono passato dall'altra parte del microfono. Insomma, una settimana talmente intensa che questo lunedì abbiamo voluto concederci che cosa? Un ospite che io sono veramente felice di averla qui in trasmissione. È una professionista veramente, veramente, veramente in gamba, che stimo tantissimo, come peraltro, senza fare torto a nessuno, tutti i miei ospiti delle puntate precedenti e i futuri ospiti. Ma prima di presentarvela voglio salutare velocemente Stefano Rico, Michele Nardò, Tiziana Maria Marta. Buonasera, ciao Tiziana, Davide Cristoferi, ciao Isabella, Bruno Linguanti, grandissimo, Maurizio, Saverio, Fabio Banini, Vincenzo, Olivieri, Gioacchino Caglianiello, ciao. Poi, tra l'altro, penso che Alma sarà d'accordo con me fra poco che questa sera gioca il Napoli. Se riusciamo ad avere qualche napoletano che ci segue, vuol dire che siamo veramente molto, molto, molto forti. Comunque, bando agli indugi, bando alle ciance, voglio con grande piacere voglio presentarvi la nostra ospite che è qui e che ringrazio, ed eccola qui, signori, ladies and gentlemen, Alma Foti. Ciao Alma, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Benvenuta all'Imprendi Promo Show. Grazie. No, parlavi del freddo, mi è venuto in mente che ci vorrebbe il Nero d'Avola di Ilaria San Gregorio in questo momento. Ma sai che alla fine sto pensando seriamente, io la lancio qui e mi prendo assolutamente la briga, come si suol dire, di trovare un locale e di vedere di organizzare il primo vero aperipromotore, magari un giorno infrasettimana. Intanto lo potremo fare qui a Milano e poi vediamo se magari riusciamo anche a espanderci in qualche altro posto, tipo a Roma, tipo a Torino, eccetera. Perché è una cosa, devo dire, carina, anche la possibilità di poterci proprio incontrare e magari di fare anche due chiacchiere. Cosa ne dici? Sì, no, io ci sto, io ci sto. Senti, no, ho sentito i nomi che hai detto dei colleghi, li saluto tutti, particolare Assolutamente. abbraccio a qualcuno che conosco molto bene. Volevo salutare Tiziana che è collegata, grazie, Ah, e tutti gli altri. bene, è un piacere averla tra di noi quest'oggi. C'è anche Cinzia Colasanti, nel frattempo che si è Ciao collegata, che so che Cinzia. siete molto amiche. Filippo Foggetti, ciao Filippo, Claudio Raimondi, Marco Ippoliti, insomma. Io direi che a questo, Vincenzo, direi che a questo punto possiamo anche tranquillamente cominciare. Però, come tu sai, io ho sempre il mio grande mentore del giornalismo che è Gianni Minoli, io quindi devo farti l'introduzione alla Gianni Minoli. E quindi consentimelo. Allora, Alma Foti, nata il 9 dicembre del 62, fate voi i calcoli, perché di fronte a una signora io non 45. voglio dire l'età. Ok, perfetto. Nel segno del Sagittario, ascendente Leone, quindi fuoco su fuoco, nata a Milano, ma seguendo le orme professionali di papà, di fatto hai percorso tutto lo stivale. Eh sì, ho vissuto a nord, a sud, isole comprese, isola. Meraviglia, meraviglia. Quindi hai potuto veramente vivere l'Italia, questo nostro meraviglioso paese. Laureata in economia e commercio presso l'Università Cattolica di Milano, ti sarebbe piaciuto l'insegnamento?
però dopo ad un certo punto mi raccontavi nel 91 sei stata tra virgolette folgorata sulla via di Damasco da questa professione misteriosa che era quella del consulente finanziario, che allora sì, si chiamava ancora così. Si chiamava ancora così. Sono stata chiamata da uno dei miei mentor, che tra l'altro è collegato, lo saluto, Claudio Raimondi, che okay. mi ha raccontato le bellezze e le difficoltà di questa professione. Anzi, mi ricordo che aveva proprio detto quanto era difficile, tanto sudore aveva detto. Ah, e bene. Io ci voglio provare, lo voglio provare a fare, perché in realtà io volevo fare una professione libera, ma il commercialista mi annoiava come idea, quindi ho detto voglio provare a fare questa professione. E così sono partita. Ecco, e quindi di fatto hai imparato questo mestiere, perché a me piace immaginarlo che non è solo una professione, ma è quello del consulente finanziario, poi promotore, poi di nuovo consulente finanziario, di fatto è un mestiere, no? Che è fatto di cose tecniche, ma anche di tanti incontri, di tanta esperienza, di tutto quello che è anche non codificabile direttamente sui libri, ma che deriva molto appunto dal vivere la professione. Sì, anche oggi ci sono ancora tante cose da imparare, perché ogni giorno impari qualcosa di diverso, perché credo che il bello di questa professione sia proprio, essendo a contatto con la gente, è sempre qualcosa di diverso. Quindi ci vuole tanta preparazione sicuramente, tanto metodo sicuramente, pianificazione, però poi ci vuole la capacità di entrare in sintonia con chi hai di fronte. Assolutamente. È molto importante. Quello assolutamente. È molto importante. Io ho iniziato, per me è stato difficile. Mi ricordo, se penso a me, allora mi viene tenerezza, perché io avevo diviso il cliente in tre categorie. Ho detto, ci sono gli amici e i parenti, e quelli secondo me non vanno toccati. Questo è il mio punto di vista, nel senso che loro sanno cosa fai e se vogliono sono loro a chiederti qualcosa, non puoi andare tu. E quindi niente, esclusi. Poi ci sono i conoscenti, ma i conoscenti devi andarci con l'esperienza, e quindi accantonati, questi li abbiamo. E poi c'è il resto del mondo. Quindi sono dovuta andare nel resto del mondo, ho cominciato a fare le mie telefonate, mi pesava, il telefono era pesantissimo. Immagino. Mi ha aiutato molto un'altra persona che voglio nominare, l'amico Mauro Mussi. Abbiamo iniziato assieme, lui veniva, era più grande di me, veniva da un altro mestiere, e ci siamo uniti, facevamo le telefonate e andavamo insieme a fare le visite, così poi ci segnavamo gli errori che facevamo. Bellissima questa cosa. Questo è andato male, e uno osservava l'altro e poi ridevamo di quello che avevamo fatto, ma imparavamo. E quindi questo è stato molto importante. Beh, credo che questa cosa qui sia veramente una cosa bellissima, che denota anche in qualche modo che tipicamente e spesso avviene quando le professioni non dico che siano agli albori, perché in realtà nel 91, voglio dire, già il ruolo del consulente finanziario aveva già qualche anno, no? Però indubbiamente comunque ti scontravi con chi? Con quello che era la banca tradizionale, la diffidenza probabilmente che anche gli stessi clienti potevano avere, quindi il fatto di farsi coraggio, il fatto di andare insieme e del darsi del feedback reciproco, penso che sia stato un elemento di grande crescita, non credi? Sì, ma il fatto di andare insieme ci rendeva più forti, certo. Quindi era più semplice, ci rendeva anche più leggero il lavoro, però abbiamo imparato tanto, perché poi comunque avevamo degli stili diversi. Io poi ho sempre creduto, da sempre, nella squadra. Una delle massime, l'ho già detto tante volte, che mi aveva colpito, è dire se corri da solo vai veloce, ma certo. Se corri in compagnia vai lontano. E questa è una cosa, secondo me, verissima. Quindi per me fare squadra è importantissimo. Senti, concludo solo le tue note biografiche per poi veramente addentrarci a questo punto nell'intervista, perché sono proprio curioso anche, e penso lo siano anche i nostri ascoltatori, di capire un poco chi è Alma Foti professionalmente e qual è stato il suo percorso. Allora, hai due, allora, coltivi tre hobby, anzi,
due diciamo attivi e uno che è ancora rimasto, è rimasto un po' a tempi meno recenti, e che è, allora, il primo è il teatro, tanto è vero che pensate che Alma ha dovuto, tra virgolette, guerreggiare con la propria regista della sua, del suo gruppo teatrale per poter essere qui in tempo, qui con noi. Io l'ho detto, guarda, mi sacrifico io, se serve vengo io a farti la giustificazione, non c'è nessun tipo di problema. Qui c'è il teatro, e poi sono curioso di capire anche che impatto in termini professionali ti, a livello professionale ti sta dando, per esempio, un hobby di questo genere. Secondo me tantissimo. Poi c'è la cucina, bene, e poi una cosa che condividiamo assolutamente, che però quando ti ho sentito che non la prendi più in mano la chitarra, mi sono, cioè, come si fa ad accantonare uno strumento meraviglioso come la chitarra? E tanto vado, me le spolvero le mie chitarre, però ma prima o poi la riprenderò. Oh, mi raccomando, a costo che venga io a portarmi la mia, ci facciamo un duetto, magari anche per i nostri ascoltatori. Ok. Senti, allora io direi, se sei d'accordo, che di partire. Intanto ti porto i saluti anche di Roberto Riolo, di Vania Franceschelli, ciao Vania, Vincenza Belfiore, ecco, ciao, anche Andrea Valtron, Roberto Chiappa, insomma, qui ci... Oh, questa sera è una sera delle grandi presenze, siamo già 35 persone che sono collegate, Alma, alla grande qui, bene, bene. Qui è un crescendo rossiniano, ogni lunedì qua si cresce costantemente. Senti, hai voglia di parlarci un poco di quello che tu potresti definire un po' il tuo segreto, in qualche modo? Hai voglia di condividerlo con il nostro pubblico? Quello che in qualche modo tu pensi ti abbia fatto svoltare, ti ha fatto raggiungere dei risultati che poi sono quelli che hai ottenuto sinora e che immagino avrai voglia di ottenerne anche degli altri, visto poi le tematiche legate alla MiFID 2 e di quanto questa possa essere, a mio modo di vedere, un'opportunità. Senti, io non lo so se ho un segreto, nel senso che ci ho provato a pensare che segreto, anche perché per come sono io, se avessi un segreto l'avrei già raccontato ai miei colleghi, perché sono fatta così, non sarebbe più un segreto. Però pensando a quello che mi ha fatto svoltare, vabbè, in questo mestiere sicuramente la prima svolta te la dà quando incontri la persona giusta, il cliente giusto. Ok. O meglio, lo incontri e sei capace di farlo, perché all'inizio, se penso sempre all'inizio, potevi incontrare il cliente giusto ma non avevi ancora l'esperienza per poterlo prendere. Quindi già lì hai una prima svolta, il cliente giusto, che poi ti apre un mondo, il suo mondo. Però credo che la mia svolta sia stata quando, sempre insieme all'amico Claudio e Mauro, abbiamo deciso di comprarci un ufficio nostro. E lì è cambiato proprio il modo di vedere la mia professione, perché era la professione più dal punto di vista imprenditoriale. E questo ufficio per me è la mia casa aperta ai clienti, e la vivo proprio così. Io ho fatto un cambio di azienda e i clienti qui venivano, qui continuano a venire. Vedi il cliente, la tua azienda, non è più la società per cui lavori, quindi è una visione diversa. Questo per me è stata la svolta importante. Ma devo dire che questa cosa qui, sia con Gabriele Turissini, sia con Enza Belfiore, anche Vania, so che ha un suo ufficio, eccetera, è un po' un fil rouge di buona parte di consulenti che ad un certo punto arrivano proprio a fare quel salto di paradigma. Poi non si sa se l'ufficio è una condizione per fare il salto, oppure se il salto è provocato dal fatto che hai preso l'ufficio. Non, cioè, è un po', sai, è nata prima l'uovo, prima la gallina, però è indubbio che l'impegno, probabilmente anche economico, anche che presuppone il fatto di avere un ufficio, perché poi non è solo l'acquisto, immagino, ma è anche fare in modo che questo ufficio sia aperto, sia in tua presenza, ma anche in tua assenza, che ti porta ovviamente a ragionare in maniera completamente differente.
Certo, questo sicuramente, perché poi devi avere l'impiegata, devi curare tante cose, questo sicuramente, devi avere la gestione, invece di utilizzare i servizi che ti mette a disposizione l'azienda, sei tu che devi crearli i servizi. E Chiaro. quindi non ti so dire, io non so rispondere alla tua domanda, per me è stata la svolta perché è cambiata proprio la mia visione nei confronti del cliente. Quindi, Certo. ed è un po' come voglio vivere questa professione, assolutamente, indipendentemente dalla società per cui lavoro, che poi comunque ho scelto perché mi dà le cose che mi servono da offrire ai clienti. Sì, perché comunque, Tanto insomma, rispetto per la società per cui certo. lavoro. C'è una partnership che comunque poi si instaura e che ovviamente, come in tutte le partnership, ha probabilmente momenti positivi, momenti da sistemare, da smussare, ma che in qualche modo probabilmente è la soluzione più ottimale per poter svolgere la professione, immagino. Certo, assolutamente. Ecco. Senti, se tu dovessi definire una tua abitudine quotidiana, no? Che pensi possa aver contribuito in qualche modo al raggiungimento dei tuoi risultati, no? Del tuo successo. Quale potrebbe essere, o se ce n'è più di una? Allora, io ti dico da sempre, da quando all'inizio facevo le famose telefonate a freddo, Sì. quindi dovevo avere davanti l'agenda, io sempre la prima cosa che faccio la mattina quando apro gli occhi, dal lunedì al venerdì almeno, sabato evito, mi ripasso la giornata, quello che devo andare a fare nella giornata, la devo Ok. avere bene in mente. Questa è un'abitudine che ho prima ancora di alzarmi dal letto, cerco di ricordarmi gli appuntamenti in modo tale che so che strada devo prendere, anche da quello che devo, anche quando apro l'armadio, so cosa mi devo mettere, non lo so, è proprio una forma mentale mia. Quindi, Beh, del resto voglio dire, la cartella si fa la sera sì, prima, non si fa la mattina, giusto? però un po' di improvvisazione ci Anche se però devo dire che nel momento in cui si fa questo salto di paradigma importante nel lavorare molto sulla propria organizzazione personale e quanto tu mi stai dicendo va proprio in questo tipo di direzione, alla fine è impossibile non ottenere o non registrare dei risultati differenti e che solitamente sono anche ovviamente risultati migliori, proprio perché prefigurarsi la giornata, immaginare che tipo di giornata avremo, ci aiuta anche in qualche modo probabilmente a interiorizzare i vari passaggi, sapere che probabilmente potrebbe anche sorgere qualche imprevisto, ma aver previsto la sequenza degli appuntamenti magari ci può aiutare anche a rendere più proficuo quell'appuntamento che è saltato, dove comunque non rimaniamo spaesati, probabilmente sapremo già eventualmente come occupare quella porzione di agenda. fa parte proprio della pianificazione giornaliera, quindi capire dove devo andare. Diciamo che adesso, ecco, appunto, andando avanti con gli anni, la mattina qualche volta faccio fatica a ricordarmi come la giornata, quindi Limite, devo proprio aprire proprio materialmente. l'agenda, il calendario, vedere Senti, dove siccome voglio tra andare. l'altro, siccome questo argomento è la prima volta che emerge durante in tutte le interviste che ho fatto sinora, oltre alla pianificazione giornaliera, sei solita avere poi anche una pianificazione settimanale piuttosto che archi temporali più lunghi? Beh sì, ma poi io sai, devo essere abbastanza, devo averla anche perché avendo anche impegni associativi, se non mi organizzo la settimana poi perdo del tempo e il tempo è sempre poco. Perché poi come dicevi tu, poi ho anche gli hobby, quindi lavoro, l'associazione, eccetera, devo assolutamente pianificare, devo Certo. fare e poi per come sono io prima il dovere, quindi devo piazzare bene nella giornata i miei impegni. Certamente. Tenendo conto sempre lo spazio per l'imprevisto, per la telefonata del cliente che arriva, quello lo tengo sempre, lo spazio ce lo devo avere. Certo, il fatto di esserti dotata di un ufficio, eccetera, fatto 100 il numero di clienti che incontri, quanti ne incontri in ufficio e quanti invece li incontri a domicilio presso la loro attività professionale?
Guarda, lì io ho avuto proprio una svolta quando ho aperto l'ufficio, perché era nato di invitare i clienti in ufficio per fargli vedere la mia nuova location, come si suol dire, e da allora hanno capito che è meglio star qui, no? Perché ci abbiamo tutto a disposizione. Quindi io credo che oltre l'80% viene in ufficio. E E quindi sono ridotti, ovviamente. certo. E questo ti ha portato anche, grazie a questo tipo di organizzazione, ad acquisire nel frattempo nuova clientela, oppure per l'acquisizione di nuova clientela in qualche modo devi spostarti fuori dall'ufficio? No, 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 io grazie all'ufficio anche ho acquisito nuova clientela. Quindi attraverso il passaparola, immagino. Sì. Nel senso Ok. che viene il referral direttamente in ufficio con il cliente. Poi Senti, mi sposto ovviamente anche, quindi c'è sempre beh, quel no, ma vincolo certo. che vedo in giro, vedo presso la sede della mia azienda. Certo. Senti, concentriamoci per un attimo anche sul tema del superamento degli ostacoli, no? Perché poi solitamente sono proprio quelli, il superamento degli ostacoli che ci consente di capire che siamo forti perché magari li abbiamo superati, ma anche ci permette di capire di non incorrere nuovamente in errori, eccetera. Hai voglia di parlarci di un momento sfidante o di una situazione particolarmente difficile in cui ti sei trovata e dove sei stata costretta a resistere oppure a prendere de delle decisioni particolarmente, come dire, toste o impopolari? Ma per me il momento più difficile è stato quando poi ho dovuto decidere di cambiare azienda. Quindi siamo attorno al 2008, che poi si è concretizzato nel marzo del 2009, perché ho vissuto un momento complicato dove ero, mancavano alcune cose, sentivo la necessità, soprattutto sentivo la necessità di riprendere la mia valigetta. Rimettermi in discussione come professionista dopo tanti anni. Cioè, avevo capire con il cliente chi c'era proprio o non c'era, perché dopo tanti anni che hai clienti poi dai tanto per scontato. E quindi, però è stato molto difficile perché io ero molto legata alla mia azienda dove lavoravo, lo sono tuttora, cioè ce l'ho comunque nel mio cuore, però ho fatto questa scelta che è stata difficile perché comunque, a parte che l'ho fatto poi con un timing perfetto, minimi di mercato, io ho cambiato azienda nel marzo del Beh, 2009. se non altro, poi tutto quello che è arrivato dopo ti ha dato solo prospetti in forma positivi, insomma. Parlavi con dei clienti che erano, certo. però niente, l'ho fatto. Ripeto, è stato un momento anche emotivamente complicato per me. Però è una bella prova, è stato importante. Poi io sono una fedele, per me non sono una che cambia, però insomma, dopo 17 anni ho cambiato partner, mettiamo così. Ok. Io dico sempre questo, quando aspetta la mia azienda, racconto sempre questa storia, come a un certo punto sei innamorato di una persona, però capisci che non ci vai più d'accordo e quindi devi staccarti. Certo. Sono andato da una parte dove forse c'è meno sentimento, però sono molto più serena. Ok. Senti, c'è il tema della MiFID 2 adesso che sta mettendo in grande fibrillazione il settore, correttamente anche, perché poi quando non si sa stimare l'ampiezza di ciò che arriverà, è ovvio che si ha sempre timore, no? Si spera sempre che non sia così alta l'onda che potrebbe arrivare. E oggi, secondo te, quale pensi possa essere una competenza determinante per poter esercitare una professione come quella del consulente finanziario ad alti livelli? Intanto è importante continuare a studiare, non bisogna mai fermarsi con lo studio, quindi avere comunque competenze anche tecniche, questo è importantissimo. Consulenza patrimoniale secondo me è importantissima, ma te ne posso dire consulenza fiscale è importante, però io ti direi più
più che avere proprio le consulenze, saper scegliere a chi affidarti e o far affidare i tuoi clienti, avere la capacità di capire, e anche qui per me fare squadra, fare team. Cioè tu ti devi offrire una consulenza a 360 gradi ai clienti, premesso che secondo me non puoi essere a 360 gradi, io non mi sento pronta a 360 gradi, non credo che sia possibile. Però se hai la capacità di scegliere, selezionare, e quindi devi avere un minimo di preparazione per capire chi è valido, chi puoi portare dai tuoi clienti, quello secondo me è molto importante. Ok, quindi mi par di capire, correggimi se sbaglio, che tu vedi in fondo la figura del consulente finanziario, utilizzo questo termine inglese che viene il termine hub, come raccordo, come centro di aggregazione di altri professionisti e che quindi indirizza lui eventualmente e individua lui le soluzioni, avvalendosi lui della collaborazione dei professionisti, anziché lasciare il cliente nel doversi arrangiare a trattare con il commercialista piuttosto che con il notaio e con l'avvocato. Ma guarda, le persone quando ti dicono quanti soldi hanno, ti hanno aperto tutto di loro. Quindi Certo. quindi tu diventi veramente il loro confidente. E quindi poi ti chiedono se hanno bisogno di un avvocato, se hanno bisogno di qualsiasi altro professionista. La nostra abilità deve essere anche quella di andare a scavare col cliente, capire che esigenze ha. Tutti hanno delle esigenze. Tutela patrimoniale, tutti, anche chi non ha grossi patrimoni o non ha figli, però come passare il proprio patrimonio. E quindi noi dobbiamo essere abili nel cercare di tirare fuori le esigenze del cliente e poi trovare chi insieme a te possa lavorare per risolvere i bisogni del cliente. Certo, Io certo. mi ritengo il punto, io non io Alma, io come professionista, credo che noi consulenti finanziari dobbiamo fare questo. Beh, questa è una bella sfida, indubbiamente, come anche sarà una sfida quello di educare il risparmiatore italiano a ragionare sempre di più in termini di obiettivi e di pianificazione, perché poi è lì che si misurerà il valore della consulenza. Tanto Qui sfondi una porta aperta perché sai che io mi occupo in associazione di educazione finanziaria, certo. sono formatrice presso le scuole medie superiori di educazione finanziaria e secondo me l'educazione finanziaria è proprio questo, spiegare l'importanza della pianificazione e l'importanza di avere un professionista al tuo fianco, perché quello non è spiegare lo strumento finanziario, quello è un tool. Certo, certamente. Senti, prima di passare alla domanda successiva, ti porto i saluti di Luciano Scirè, che si è collegato Ciao con noi. Ciao Luciano. Luciano, anche Gianna Solinas che dice mitica Alma, grande donna e grande professionista. Ecco, È sì. un'amica, mi vuole bene. E vabbè, no, ma ho la sensazione dai numeri e dagli interventi che sono tante le persone che ti vogliono bene e la cosa mi fa oltremodo piacere per quello. Senti, in ogni attività professionale che si rispetti, che raggiunge risultati, oltre alle capacità della persona, alla determinazione, eccetera, ovviamente molto spesso c'è anche la presenza di uno o più mentori. Allora, hai voglia di raccontarci se nella tua carriera professionale ci sono stati dei mentori e se chi sono e che cosa hanno, cosa ti hanno trasferito, che cosa ti hanno trasmesso? Guarda, io mi ritengo fortunata perché ne ho avuti tanti di mentori, nel senso che ho avuto a me accanto dei professionisti da cui ho imparato tante cose. Vabbè, Claudio l'ho già nominato, mi ha insegnato lui il mestiere e quindi è stata la prima persona da cui ho imparato proprio l'ABC. Poi ultimamente nomino Tiziana, Tiziana mi ha insegnato molto riguardo la consulenza patrimoniale, ma una donna che stimo molto. Voglio nominare perché ce l'ho nel cuore Pietro Giuliani. Pietro Giuliani è stato molto importante professionalmente per me, per la fiducia che mi ha dato, per me è uno dei miei mentor.
Però mi verrebbe da nominare anche molti dei colleghi che sono collegati, da cui sempre ho preso qualcosa, Cinzia, Bruno, anche Roberto Chiappo, cioè, tutte persone che da cui insomma, prendi sempre qualcosa, qualche aspetto che è importante, perché poi siamo diversi, ognuno fa questo mestiere in maniera col proprio stile. Ci sono delle cose, lo stile che ti piacciono. Mi è piaciuta molto l'intervista di Enza che ho seguito. Cazzo. Non vorrei adesso perché magari mi dimentico di nominare qualcuno, però veramente è così. Poi, ripeto, a me piace molto il lavoro di squadra, quindi il confronto. Mi ricordo che ai primi tempi ci riunivamo tra colleghi, ci scambiavamo le opinioni. E l'ufficio è stato bello anche per questo, perché eravamo qui 8 colleghi, mi ricordo quando c'è stato il 2000, le Torri Gemelle, eravamo tutti Sì, uniti davanti alla 2001. TV e ci tenevamo per mano, ci davamo forza insieme. Beh, questa è una cosa molto bella, che un po' va detto sia un po' persa, ma io sono convinto che grazie all'imprendipromotore questa cosa qui si possa in qualche modo riprendere. Addirittura il miracolo sarebbe che riuscissimo a farlo trasversalmente rispetto a tutte le reti, perché poi alla fine. A prescindere dalla maglia, il mestiere è quello, no? La professione è quella, ciascuno ovviamente con il modo di interpretarla in maniera assolutamente personale, però le strategie, i trucchi, mettiamole così, tutto quello che in qualche modo serve, per poterla svolgere al meglio, in qualche modo credo che riuscire a fare in modo che queste cose ci sia scambio, penso che sia l'occasione più straordinaria per poter far crescere poi l'intera categoria. Ecco. Certo, assolutamente. Secondo me è una bellissima, tutte le idee dove c'è l'unione, il raccordo, dove si può fare gruppo, secondo me sono fantastiche. Bene, mi fa molto piacere. Senti un po', se noi provassimo a scomporre in qualche modo una ricetta, no? La ricetta sappiamo che è fatta di tanti ingredienti. Ok, mi hai detto che eri appassionata di cucina, ti devo chiamare a richiamare all'ordine sul tema della cucina. Allora, se dovessimo immaginare una ricetta che sia una ricetta utile appunto a poter raggiungere i risultati, ne parlavamo con Vincenzo Renne venerdì scorso, no? Che molto spesso si parla di successo, successo, successo. Allora, proviamo per un attimo a pensare che il successo lo separiamo dalla logica legata al denaro, ma piuttosto cominciamo a ragionare piuttosto nel immaginarlo come la capacità di porsi degli obiettivi e quindi di raggiungere questi obiettivi. Poi che ci siano anche delle conseguenze di tipo economico, anche positivo, ben vengano, nessuno dice nulla, però ragioniamo in questi termini. Allora, se dovessimo immaginare una ricetta, un ingrediente, una ricetta, quindi i singoli ingredienti che compongono questa ricetta che ti permette di portare in tavola questo buon piatto chiamato risultato obiettivo, che cosa ci metteresti dentro tu? Allora, intanto vabbè, la ricetta è fatta di ingredienti e in questo caso se devo nominare degli ingredienti importantissimi, vabbè, un po' li ho già detti prima, Certo. formazione, empatia, passione, ma soprattutto in questo mestiere, secondo me, ma come un po' in tutte le cose, essere se stessi. Cioè, siccome questo mestiere è fatto di credibilità, soltanto se sei te stesso riesci a essere credibile. Insomma. Certo. Però poi, come tutte le ricette, contano molto le dosi. Cioè, non è solo gli ingredienti, è come li dosi, come li metti assieme. E a volte le dosi possono cambiare a seconda di chi hai di fronte, no? Perché c'è magari chi ama il piccante, quindi magari conviene mettere una cosa o qualcosa che è meglio non mettere perché davanti hai un'altra persona. Quindi devi avere la capacità di. Quindi è importante sapere chi hai di fronte per poter dosare meglio e magari usare la spezia giusta per mettere il giusto piatto in tavola. Senti, ma non credo. No.
Non credi che un po', ovviamente quanto vado dicendo è una generalizzazione, quindi va presa assolutamente con le pinze e va preso caso per caso, però non credi che un po' la categoria da questo punto di vista non sempre ha la capacità di sintonizzarsi realmente su chi è di fronte? Te lo dico perché ho letto un articolo sul mio canale Telegram circa un mesetto fa, no? Scritto da un consulente finanziario che diceva: perché i clienti si allontanano dal consulente finanziario nel momento in cui apprendono che lui fa il consulente finanziario? Ed era una sorta di autocritica che faceva questo consulente americano, e diceva: una delle caratteristiche nostre è quella che ascoltiamo poco, oppure se ascoltiamo, ascoltiamo in maniera molto selettiva, cioè ci interessa solo ed esclusivamente che patrimonio ha a disposizione il cliente, oppure molto spesso comunichiamo anche in maniera un po' troppo tecnica, proprio per apparire in qualche modo per creare la distanza tra noi che sappiamo e tu cliente che non sai. Ecco, che opinione hai rispetto a questo tipo di cosa qui? Lo so, guarda, secondo me ci sono tanti bravi professionisti che secondo me non gli accade questo, però non è sempre semplice sintonizzarsi con chi hai di fronte, non è semplice farli aprire, cioè ci vuole, a parte che ci vuole tanta esperienza. E dall'altra parte secondo me c'è anche una difficoltà, perché in realtà ancora oggi la gente non sa che mestiere facciamo, non sa cos'è un consulente finanziario, cioè secondo me è anche spaventato da chi è il consulente finanziario. E quindi lì bisogna usare un approccio evidentemente di tipo diverso, non bisogna essere troppo violenti nel cercare di catturare le informazioni. Noi ci avevano insegnato delle tecniche, allora adesso credo che non le facciano più, le tecniche di vendita, però io dalle tecniche di vendita, io non sono un venditore, sicuramente, però ho imparato tanto, perché tu sai che devi conoscere dei dati, poi però l'esperienza ti fa capire come raccoglierli. A volte non li raccogli proprio facendo le domande, ma indirettamente, girando attorno. Certo. Devi prima far aprire, se hai una persona chiusa non puoi violentarlo nell'avere... Sì, ne fai di un terzo grado, insomma. Se no poi sei concentrato, cade quello che dici tu, sei concentrato sulla domanda che stai facendo, non ascolti quello che ti sta dicendo la persona di fronte. Chiaro. Però non è facile, ci vuole esperienza, e poi ripeto, spesso i clienti non la raccontano giusta, se no non esisterebbe la finanza comportamentale. È certo. Senti, per un momento, se tu avessi una specie di tasto magico di reset, no? Che ti consentisse in qualche modo di tornare indietro e di ripartire in qualche modo da zero, cosa che faresti immediatamente alla luce dell'esperienza che hai maturato in tutti questi anni, e invece che cosa eviteresti nella maniera più assoluta? Ah, mi piacerebbe tornare indietro per incontrare quei 2 o 3 clienti che mi hanno detto di no con l'esperienza di me. Mi piacerebbe mettermi alla prova, magari mi direbbero di no lo stesso, però sarebbe rincontrarli sarebbe bello, quello lo farei. Cosa non farei? Guarda, io rifarei tutto. Cioè, mio padre, una delle massime di mio padre è che bisogna sempre imparare dagli errori, che è una cosa... Certo. Se no non cresci. Se no l'errore rimane errore. Invece se tu dall'errore cerchi di imparare qualcosa, allora cresci. E quindi rifarei tutto. C'è qualcosa che non rifarei. Perché sono quello che sono, perché ho sbagliato tante cose. Okay. Non so se ho risposto alla tua domanda. Assolutamente sì. Non rinneghi assolutamente nulla, del resto ciò che sei è proprio figlio anche delle scelte e degli errori, delle cose positive che ti sono appunto accadute in tutti questi anni, alla fine. Senti, se tu portati per un momento con l'immaginazione fra un anno, quindi portati in avanti, se tu ti dovessi voltare indietro, che cosa vedresti? Che cosa sarebbe successo nel frattempo ad Alma Foti in quest'anno? Il domandone. Ognuno fa il proprio mestiere. No, spero di...
spero di avere ancora quella serenità che ho conquistato, almeno professionalmente. Quindi spero di vedermi sempre così, perché noi facciamo un mestiere dove non si chiude mai, no? Perché in realtà anche a Ferragosto, quando sei in spiaggia, le borse sono aperte. Vero. Ecco, io credo che tutti noi, dopo anni di esperienza, impari a gestire l'emotività del cliente, eccetera. E quindi raggiungi un po' la serenità, no? Sai che quello che hai fatto è giusto. E quindi spero anche tra un anno di aver mantenuto questo livello, di averla accresciuta sempre di più. Beh, guarda, quello che stai trasmettendo in questo, mi stai trasmettendo, ma penso che lo stai trasmettendo anche agli altri, è proprio questa serenità interiore che tu hai, questa pacatezza che è una delle cose che secondo me più colpiscono di te, ma che anche colpiranno probabilmente i tuoi clienti, perché poi in questo momento, lunedì scorso con Gabriele Turissini si parlava di Nudge, no? Di Richard Thaler, della spinta gentile, ma che proviene probabilmente dalle persone che hanno un loro equilibrio interiore, sono serene e che sono in grado di poter trasmettere serenità, perché poi è questo che alla fine chiedono i clienti. Certo, assolutamente. Ecco. Senti, siamo arrivati intanto al termine delle mie domande, ma poi in sovrimpressione te ne lancio due o tre, perché nel frattempo sono arrivate dai nostri ascoltatori. Allora, immagina di trovarti di fronte ad una platea di un migliaio di consulenti finanziari che sono in procinto di cominciare praticamente la loro carriera, e immagina di vedere te, tante alma foti pronte e desiderose di partire. Dagli del tuo discorso al tuo popolo, ok? Quali sono le due o tre strategie che consiglieresti loro per poter raggiungere i risultati e conseguentemente la soddisfazione nella loro attività professionale? Guarda, intanto l'ho detto prima, quando penso a me, quando ho iniziato, mi viene tanta tenerezza, quindi comunque mi viene tenerezza adesso a pensare a una platea di giovani che iniziano a fare questo lavoro. E io gli direi quello che è stato detto a me: ragazzi, è un lavoro duro, ma un lavoro bellissimo. Bellissimo perché ogni giorno è diverso, perché sono diversi i clienti, perché è diversa la giornata, perché è diverso l'andamento di borsa, perché è diversa la notizia che ti arriva, è diversa la mail. Quindi è vario da morire. Io lo amo profondamente. Preparatevi adesso più che mai, perché non è più come allora. Secondo me bisogna essere molto molto preparati. Non ci sono più le tecniche di vendita, ma ci vuole la preparazione, e poi siate voi stessi. Sceglietevi uno stile vostro, che però è proprio vostro, non è qualcosa, e imparate anche da chi vi sta, come ho fatto io. Così come quando prima l'abbiamo nominato la chitarra, no? Prima stavamo parlando, ho detto come ho imparato a suonare la chitarra. Io ho deciso di suonare la chitarra, e allora cosa ho fatto? Mi sono iscritta negli scout. Perché negli scout tutti suonano la chitarra. E io guardavo come mettevano le dita agli altri, tornavo a casa e provavo a rifarle. Che forte. E quindi hai rubato con gli occhi. Sì, è fino imparato. Quindi imparate dai vostri colleghi. Bene. Bene. Senti Alma, ti metto in sovraimpressione alcune domande. Allora, Massimo Donato dice: sempre più spesso i consulenti finanziari parlano di studio proprio, si parla poi di interazione tra professionisti. Sta venendo meno l'idea della rete tradizionale? La nuova rete è un insieme di individualità esperte specializzate? No, non è proprio così. Io l'ho detto, per me da sempre, visto che non esiste persona giuristica, visto che non possiamo avere gli studi, ho fatto degli accordi tra professionisti. Chiaro, avere uno studio mio mi consente anche, più agevole, fare incontrare i clienti con i professionisti che ho scelto, e niente, questo. Non credo che sia una questione sia posto come l'ha messo l'amico Massimo, insomma. Ok. E Francesco Merlino invece ti dice: potremmo dire che bisogna allenare il talento dell'empatia? Sì, bellissimo questo, sì. Sì, anche se, sì, però sì, sì, si può cominciare ad allenarsi, ad essere più empatici, anche se poi è un po' di talento, cioè si nasce.
Marco Ippoliti ti chiede: non vi sembra che nonostante tutto siamo troppo preparati per il risparmiatore italiano? Su cosa ti stai concentrando in questo periodo? Ti chiede. No, non siamo troppo preparati per il risparmiatore italiano, nel senso che sì, siamo preparati a livello tecnico, però fin tanto che non siamo in grado di trasferire quello che sappiamo al risparmiatore italiano, non siamo a un livello più alto, perché secondo me tu riesci a insegnare quando riesci a trasferire le informazioni. Sei un bravo insegnante se riesci a trasferire il tuo sapere all'altro. Certo, certo, certamente. Un'altra domanda è da Maurizio dal Nogare. Ciao Maurizio, può oggi un giovane partire dal nulla? Ma c'è ancora spazio per loro? Quando vado a riunioni di case di gestione vedo tanti capelli bianchi. Sì. Della serie, secondo me, più che i gadget dei soliti, le case di investimento potrebbero donare delle ne. È vero, questo è purtroppo ci sono. Questo è un problema, il fatto che le società seriamente non incentivino tanto l'ingresso di nuovi giovani e la professione sta un po' invecchiando. Spero che anche la MiFID 2 invece aiuti un pochino adesso con tutor così a far entrare i giovani, ma anche noi che ci apriamo, possiamo aprirci adesso, prendere dei ragazzi che ci aiutano, farli crescere con noi, metterli in team, far qualcosa. Però sì, purtroppo è l'età è ancora, mancano giovani e donne. Così ho detto infatti, anche questa, visto che siamo solo il 10, neanche il 20%. C'è Bruno Linguanti che ci fa una battuta e dice: meno male che vede ancora i capelli. Bruno, insomma, va bene. Senti, Alma, io cosa posso dirti? Sono stato veramente felicissimo di averti mia ospite qui, è stata una bellissima serata fatta di tantissimi, tantissimi contenuti che credo i nostri ascoltatori abbiano assolutamente tanto apprezzato. E Vania, tra l'altro Franceschelli ti dice: le donne sono qua ad ascoltarti. Ciao Vania, un bacio. Ecco, aspetta che Francesco Merlino nel frattempo ci sta facendo delle altre domande. Se ci sono delle altre domande io tengo aperta la trasmissione, mi fa solo piacere perché sono occasioni di scambio. Allora, non pensate che la complessità del ruolo stia allontanando le nuove leve che forse potrebbero essere i veri nuovi talenti? Questo è un altro domandone. Non credo. Credo che dovremmo avvicinarli di più noi giovani e spiegarli cos'è questo lavoro. No, non credo che sia la complessità. Sì, ci sono molte regole, però molta burocrazia sicuramente. Però non credo che sia quello. Non credo che sia quello. Credo che ci sia un problema da parte delle aziende ad aprirsi un po' di più, a capire che è importante avere un ricambio generazionale serio. Serio, perché sì, qualche società sta facendo qualcosa, però veramente minima. Dovrebbero veramente guardarsi, vedere i capelli bianchi e rendersi conto che non si può continuare a scambiarsi i consulenti per fare i giri di portafoglio, bisogna cominciare a far crescere i giovani. Certo. Certamente, anche perché senza ricambio poi non c'è, è come un'acqua in uno stagno dopo alla fine, a un certo punto nello stagno certamente non è che c'è molta vita alla fine, no? Sì, per carità ce n'è, ma non è la stessa vita che ci potrebbe essere in un posto dove il ricambio dell'acqua è costante. Silvio Iacomino ci dice: tra l'altro fate di queste domande talmente lunghe che ci sommergono, siamo sommersi dalla domanda, nel vero senso della parola. Ciao, oltre, oltre la rete mandante c'è la rete tra professionisti e non solo intesa come rete tra diverse professioni, ma anche tra consulenti, una sorta di persona giuridica de facto, sempre a servizio del cliente. Ciao a tutti. Come sempre io sono perfettamente d'accordo con quello che dice Silvio. È vero. L'esperimento che stiamo portando avanti qui in qualche modo cerca di lavorare anche proprio in questa direzione. Francesco Monaco invece ti chiede:
Ciao Alma, come sei riuscita a superare le difficoltà delle telefonate a freddo nel periodo iniziale della tua carriera? Guarda, mi verrebbe da dire che non l'ho superata, nel senso che era così, mi ricordo la pesantezza di quel telefono. A furia di farle, poi c'avevo addosso chi mi diceva: devi fare 100 telefonate, 10 appuntamenti e almeno 3 chiusure. E alla fine, quando incominci a farle tante, come al solito, la legge dei grandi numeri funziona proprio così. Certo, la qualità di solito deriva anche dalla quantità, c'è poco da Quello fare. che aumenta alla fine con l'esperienza è la chiusura, poi dopo. 100 telefonate, 10 appuntamenti, una chiusura. Poi incominciano due chiusure, tre chiusure, e ovviamente. Fa morale e poi le cose cominciano a girare. Stefano Rico invece ti dice: alle società mandanti non interessa supportare i giovani, secondo me MiFID2 spingerà le reti ad avere solo grandi portafoglisti a scapito dei piccoli. Guarda, non lo so, perché come dicevo prima, spero di no, spero di no. Però secondo me si stanno rendendo conto che non possono continuare solo a fare scambi tra professionisti. E anche perché poi insieme ai consulenti stanno invecchiando anche i clienti, quindi E ci vuole chi fa certo. clienti nuovi. Quindi è un dato di fatto. E tra l'altro anche di una generazione che forse più coerentemente è la generazione di chi dovrebbe essere di rincalzo anche ai consulenti finanziari, nel senso che molto spesso tu parti con i clienti che sono o un po' più vecchi di te o hanno la tua stessa età e maturi praticamente con loro e non sempre poi riesci a dialogare con le generazioni dei figli o anche addirittura dei nipoti. Questo è un problema mica da poco, anche del passaggio generazionale, ma sta creando comunque delle situazioni particolarmente complesse, indubbiamente. Francesco Berlino ti chiede: ma il consulente della MiFID 2 è analogico o digitale? Ma secondo me tutti e due, perché non puoi essere solo digitale, non Certo. puoi esserlo solo digitale perché non hai davanti persone che possono essere solo digitali. Però la digitalizzazione è stato un grande rinnovamento, un grande aiuto, perché ti aiuta a essere dovunque rispetto al cliente. Qui torniamo lì, Certo. sei al mare, devi fare una Sì. proposta, la fai. Lo puoi fare tranquillamente anche sotto l'ombrellone, cioè non è più l'importanza del luogo fisico in certe situazioni, grazie alla tecnologia, indubbiamente. Marco Ippoliti ti chiede: quante persone hai nel tuo staff? No, in realtà io ho solo la segretaria, solo una segretaria. Ok. Non è uno staff, però ho una profonda collaborazione con i miei colleghi, per esempio Claudio con cui condivido l'ufficio, io conosco i suoi clienti, lui conosce i miei clienti, quindi siamo nel caso di una novità. Intercambiabili. Vabbè, sono quindi già lavorate in un concetto di team, di fatto. Siete Fatto, esatto. una coppia di fatto professionale, ovviamente, in questo Solo caso. professionale. Sì, assolutamente. No, no, ma era solo per giocare appunto col fatto che di fatto avete trovato un equilibrio e immagino la fiducia reciproca, perché poi quello sta alla base. Quello sta alla base chiaramente di tutto. E perdonami, e questa te la faccio io la domanda. E i clienti rispetto a questa cosa qui, come vivono questo scambio? No, bene, perché sanno nel caso, anzi, si sentono molto più protetti, no? Nel caso mi è capitato anche per questioni, sono stata ricoverata, cosa banale, non c'ero, mi ha sostituito il collega. Senza problemi. Per lui mi chiamano i suoi clienti e rispondo io, non c'è problema, ci conosciamo. Bene. Poi è chiaro che sono i suoi clienti e i miei clienti, però no, Certo. lo vivono assolutamente bene. Se non trovano uno, chiamano l'altro. Ah, vabbè, ok. E poi in qualche modo l'assistente è colei la quale eventualmente Assolutamente. può darvi Che può delle fare, mettere informazioni a di disposizione prima mano. i dati e fare tutto, Chiaro, certo. chiaro, chiaro. Va bene,
Alma cara, siamo arrivati al termine. Grazie. Grazie veramente del tempo che ci hai dedicato questa sera, grazie veramente tantissimo. Non voglio dimenticare, ultima cosa, Francesco Merlino ti scrive: cara Alma, io credo che chi lavora con te in team sia molto fortunato. Voilà. Io Francesco, sono tesoro, grazie. Allora, ricordo agli amici ascoltatori due appuntamenti importanti che ci saranno. Allora, venerdì prossimo alle ore 19 sul mio profilo personale ci sarà la puntata dell'Aperipromotore e ho invitato un caro amico, nonché uno tra le tre personalità più importanti in Italia per ciò che concerne LinkedIn. LinkedIn sapete che è il social network professionale, è importantissimo esserci, ma esserci in un certo modo. E quindi con me a bere un bicchiere di rosso ci sarà Mirko Saini, e a questo punto vi suggerisco caldamente di sintonizzarvi, perché approfittatene, perché in mezz'ora, 40 minuti potrete tranquillamente partecipare, oltre alle mie domande, anche con le vostre, per andare a chiedere qualche suggerimento e qualche consiglio a Mirko Saini. Mentre lunedì prossimo sarà mio ospite all'Imprendi Promo Show, dalle Marche con furore, il grandissimo Gianluca Trasatti, che si sta già scaldando a bordo campo, perché tra l'altro lui è anche un rugbista e conseguentemente sta già preparandosi, e vedremo di fare più di qualche meta con lui. E cosa posso dire? Grazie veramente a tutti per la partecipazione. Questa sera siete stati tantissimi. Ciao Luca Trasatti, nel frattempo poi è ricomparso, mi ero dimenticato di salutarti prima. Abbiamo avuto mediamente, costantemente 40 persone collegate, e quindi Alma, cosa dire, sono molto felice, grazie ancora a tutti quanti, buonasera, e cosa c'è, il Montalbano questa sera? Cosa ha fatto il Napoli? Che appunto, ero curioso anch'io, perché Mimmo Sarmiento ha detto: uè, vi seguo, però dopo vi vedo in differita. Forse Iacomino ce lo può dire. può darsi. Senti, adesso domani ci informeremo. Bene, buona grazie, serata a tutti. Ciao, grazie. Ciao, 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 ciao.